adesso, come ci diceva il professor Ciaccio, dobbiamo parlare di alimentazione, quali sono gli alimenti che fanno bene al nostro intestino. Allora, in collegamento noi dovremmo avere il professor Rolando Bolognino. Benvenuto, caro professore, biologo nutrizionista. Buongiorno a lei, professore. Beh, ha sentito il professor Ciaccio quanto è importante seguire una dieta equilibrata. Io ho detto all'inizio che questo è il mese dedicato proprio alla prevenzione di uno dei tumori più diffusi, che è il tumore del colon retto. Allora, ci può spiegare perché è così tanto diffuso questo tumore? Allora, ci sono dei tumori che sono maggiormente correlati con il modo di mangiare. Il tumore del colon è uno di questi. Il tumore del colon è tra le neoplasie più maligne più diffuse a livello globale, forse potremmo dire il terzo per incidenza tra neoplasie negli uomini e al secondo posto nelle donne. Quello che mangiamo fa la differenza. Quello che spiegava il collega prima era proprio questo. Se nutriamo bene, nutriamo la salute del nostro microbiota. Il microbiota ci protegge. Sì, professore, parliamo di quali sono gli alimenti che danneggiano il nostro colon, proprio perché per dare delle norme un po' pratiche alle nostre amiche che ci stanno seguendo e magari cambiare anche un po' il nostro regime alimentare, professore. Ok, beh, allora sicuramente al primo posto metterei un eccesso di consumo di zuccheri semplici. E quindi tutti quei cibi anche molto processati, no? Nei dolci, nei dolciumi, succhi di frutta industriali. Poi abbiamo i grassi saturi, quindi tutte quelle quantità di grassi non salubri, come potrebbe essere invece l'olio d'oliva, i cibi ricchi di nitriti e nitrati, quindi di conservanti, li troviamo soprattutto negli insaccati, e poi le carni rosse. In generale, quando un cibo è ultraprocessato, è un cibo che diventa dannoso, pericoloso, proinfiammatorio per l'intestino. A proposito di carne, perché abbiamo letto appunto nel cartello che le carni rosse dovrebbero avere un ruolo un po' marginale nella nostra alimentazione, allora rispondiamo a Carolina che ci scrive dalla provincia di Viterbo e ci chiede proprio questo: visto che la carne fa male, è meglio eliminarla completamente dalla nostra dieta, professore? Allora, no, basiamoci su ciò che ci dice la scienza, così non sbagliamo mai, altrimenti se ci affidiamo solo a Google diventa tutto molto aleatorio. L'AIRC ci dice che la carne rossa è cancerogeno di classe 2, quindi potenzialmente cancerogeno, ma dose dipendente. Vuol dire che in un consumo di carne rossa superiore a 100 grammi oltre due volte alla settimana aumenta il rischio di incidenza di tumore, soprattutto di tumore al colon. Per quanto riguarda le carni trasformate, questi sono cancerogeni di classe 1 e quindi c'è molta differenza tra mangiare carne non trattata, quindi la bistecca, per dirla in parole povere, o l'hamburger, che è sempre carne rossa, piuttosto che invece il prosciutto o i wurstel. Quindi sugli affettati dobbiamo essere più moderati. Il consumo passa da 100 grammi a 50 grammi, non più di due volte a settimana. Non più, mamma mia, per cui insomma sono dosi che fanno un po' paura, perché magari il mondo di oggi sta andando invece su un'altra direzione, proprio per la velocità in cui noi mangiamo, purtroppo, e magari ogni giorno mangiamo un panino con prosciutto, cosa che non dovremmo fare. Ma cosa dovremmo mangiare? Che cosa noi dovremmo fare attenzione quando andiamo al supermercato a fare la spesa? Quali sono gli ingredienti che noi dovremmo proprio evitare? Vi diremo tutto subito dopo questa piccolissima pausa pubblicitaria. Restate con noi.
Eccoci, siamo tornati in diretta e siamo in collegamento con il professor Rolando Bolognino. Stiamo parlando di quale sia la dieta più adatta per ripristinare, come dire, la salute del nostro intestino. E allora, professore, continuiamo e diamo delle indicazioni precise, perché magari tante signore si stanno preparando per andare a fare la spesa al mercato, al supermercato, e noi, soprattutto al supermercato, quando andiamo a fare la spesa, dobbiamo fare attenzione a cosa quando compriamo gli alimenti e quali sono gli alimenti che dovremmo consumare di più sulle nostre tavole? Beh, le etichette vanno sapute leggere. Innanzitutto sappiamo che un nemico comune è sempre il sale, quindi verificare la quantità di sale contenuto all'interno degli elementi, ma anche fare attenzione alla scritta sciroppo di glucosio e fruttosio, alla presenza di grassi saturi e grassi trans, se è stato usato uno zucchero piuttosto uno zucchero di sintesi, un edulcorante, la presenza di emulsionanti che servono a rendere il prodotto più palatale, il prodotto più gradevole, però sicuramente alterano quella che è la semplicità del prodotto. Ricordiamo che in etichetta l'ordine degli ingredienti indica anche la percentuale di composizione, quindi se troviamo, se trovassimo il sale tra i primi ingredienti, vuol dire che il prodotto ne contiene veramente tanti, e allora meglio scegliere un altro prodotto. Allora, sale e anche zucchero, no, professore? Perché sì, abbiamo letto nell'elenco che lei ci ha dato lo sciroppo di glucosio e fruttosio. Esatto, era anche il secondo che ho nominato subito dopo il sale, proprio lo sciroppo esatto, di glucosio e di fruttosio, perché sono delle miscele di zuccheri che hanno tra gli effetti collaterali peggiori quello di alzare la glicemia con dei grandi picchi glicemici, e sappiamo bene in oncologia che i picchi glicemici sono la cosa da cui vogliamo stare più lontani. E a proposito di zucchero, appunto, fruttosio, mi viene in mente allora anche la frutta, noi dovremmo un po' limitarla, evitarla dalla nostra alimentazione? No, attenzione, sennò qui rischiamo di sbagliare. È sbagliato lo sciroppo di glucosio e fruttosio, cioè il mix, ma la frutta ci fa bene. Nell'ordine di 2-3 frutti al giorno, quindi 500-600 grammi di frutta al giorno fanno bene. Io personalmente consiglio sempre ai pazienti di non consumarla in abbinamento con degli zuccheri complessi, quindi con pane o pasta, per non alzare la glicemia. Chiaramente, se faccio una centrifuga di frutta e centrifugo 2, 3, 4 frutti per avere un bicchierone di centrifuga, chiaramente avrò un eccesso di zucchero. In quel caso meglio tagliare la frutta con un po' di verdura. Allora, facciamo una lista degli alimenti che fanno bene al nostro colon e quali sono le proprietà di questi alimenti, professore? Allora, parliamo sempre di alimenti integrali, cioè integri come Mamma Natura li ha fatti, e quindi al primo posto metterei le fibre amidacee, quindi il farro, la segale, l'avena, poi le fibre fermentabili, quindi i carciofi, i legumi, i broccoli, a seguire la frutta fresca o la frutta secca. Ricordiamo che quando parliamo di frutta secca ci riferiamo anche ai semi oleosi. Quindi attenzione però alla quantità di quello che mangiamo. L'olio d'oliva non deve mai mancare, e poi il pesce corretto, il pesce azzurro o il pesce grasso, purché venga cotto nelle modalità giuste. Se mettiamo il classico filetto di salmone sulla piastra, a temperature troppo elevate fanno perossidare i grassi, e quei grassi buoni diventano LDL, quindi perossidano e diventano cattivi. Meglio cotture come il vapore o la bollitura. È un po' difficile, insomma, nel senso che anche il gusto un po', però insomma dovremmo trovare e armonizzare anche il gusto attraverso magari, non so, qualche spezia, perché mi ha parlato di bollitura e vapore. Professore, lei mi insegna che un po' anche il gusto, no? E adesso andiamo verso Pasquetta, le grigliate, dove le mettiamo? Dove le mettiamo? Le dobbiamo mettere sotto la lente di ingrandimento, perché il benzopirene che viene a prodursi quando si brucia la carne è sicuramente cancerogeno e sicuramente tossico. Quindi se faccio il barbecue e ho
La possibilità di fare una cottura in diretta vuol dire il barbecue all'americana con la cappottina che mi permette di cucinare senza che la fiamma tocchi direttamente la carne, lì non vado in combustione. Quindi quella è un modo di grigliare sano. Allora, rispondiamo adesso a un po' di domande. Professore Elvira ci scrive da Como, ci chiede: quando mangio legumi e verdure insieme mi si gonfia la pancia, come vanno mangiate? Va evitato l'abbinamento? Con quale verdure dobbiamo evitare di mangiare legumi, professore? Allora, sicuramente con i peperoni, con tutta la famiglia delle brassicacee, quindi broccoli, cavoli, cavolfiori, e con quelle verdure che hanno una fibra particolarmente dura. Pensiamo ai carciofi, pensiamo alla cicoria. Anche l'aglio e la cipolla, se consumate in grandi quantità, possono aumentare la fermentazione dei legumi, mentre invece sono amiche dei legumi la zucchina, la carota, la bieta, gli spinaci e tutte quelle verdure più tenere. Già l'idea del portarle alla bocca e masticarle, pensiamo a un sonnino, pensiamo ad un carciofo, beh, insomma, la quantità e la qualità delle fibre cambia, quindi verso fibre più facili. Rispondiamo adesso anche a Paolo. Professore, ci scrive dalla provincia di Vibo Valentia, ci chiede: in caso di disturbi intestinali fa bene saltare qualche pasto? E qui il digiuno. Parliamo di digiuno, un po' digiuno intermittente, digiuno verde. Quale digiuno Allora, fa bene? io non sono a favore del digiuno, tranne in casi specifici. Nei pazienti che seguo in chemioterapia, il digiuno semiliquido è consigliato nel periodo perichemio, quindi nel periodo che va dalle 12-24 ore prima a 12-24 ore dopo. Ma il digiuno non serve a dimagrire. Il digiuno ha uno scopo di depurazione, in alcuni casi ha uno scopo proprio di miglioramento del sistema immunitario, però non dovrei sostituire il digiuno nella pratica dietetica per perdere peso. Ho capito, per cui insomma, e questo bisogna fare attenzione, mai fare il fai da te, magari affidarsi a professionisti del settore, che magari a medici, professionisti che sanno Sarebbe guidare caso esattamente qual è anche l'indicazione più adatta. alcuni parametri vitali del paziente prima Certo. di fargli iniziare un percorso che preveda un digiuno o intermittente o un semi-digiuno liquido di un paio di giorni. Non per tutti è possibile, quindi poi si rischia di sentirsi male. Grazie, grazie di cuore, grazie al professor Rolando Bolognino, grazie per questi Grazie. consigli, buona Pasqua, buone feste.